Ehi la ciurma, io sono Mazzetest e ci ritroviamo qui su Magic Duels Eldritch Moon. Continuiamo da dove ci eravamo lasciati lo scorso episodio, cioè nella battaglia che abbiamo contro la folla di Traven utilizzando il mazzo di Gideon e Liliana. La scorsa volta ci è andata molto male, vediamo adesso un po' che mano abbiamo. Allora, abbiamo solo due terre. Una bianca e una nera. Abbiamo un corvo degli scudi, viaggio verso il nulla. Questa ci sarebbe servita lo scorso video. Rivolgo il giuramento di Liliana e salvezza oscura. Sono carte molto belle, ma ho poco mana e nessuna creatura. Ci riproviamo. Già un po' meglio, pochissimo mana, però qualche creatura. Due in realtà. Due creature. Però sono creature giocabili subito. Proviamo così. Proviamo a mantenere questa mano. E inizia già subito col suo connestabile severo. Ok, mana. Questo mi piace. Pianura, ovvio, e così gioco l'avanguardia di Elite. Se non altro siamo in parità, diciamo, come potenzialità al momento, quindi questo è buono. Cerca mana, cioè cerca terre probabilmente, ma forse non ancora, l'ha sufficiente giocato. No, lo usa. Ma perché effettivamente quella carta non so quale possa essere il vantaggio di giocarla e non usarla subito. Il viaggio verso il nulla che effettivamente mi dispiaceva di aver perso dallo scorso mazzo. Cioè dalla scorsa mano. Folla turbolenta. Sì. Potrebbe scalare bene questa qua se ci muore della gente. E andrei ad attaccare con questa, perché se muore effettivamente. Uno se muore vuol dire che l'altro ha perso questa. Ok, ci muore. E quella diventa un 2-2, credo. Sì. Buono. Ci sta tutta la vita. Ora siamo in una posizione di vantaggio. Credo che fossi stato in lui avrei lasciato passare l'attacco. Se muore metti un Eldrazi 3-2 in colore. Però potrebbe diventare lei un 4-2. Se ci sono 4 tipi di carte nel cimitero. No, non voglio. Grazie in prestito, incrementare 1. Scegli uno o entrambi. Le creature che controlli prendono +2/+0 fino alla fine del turno. Le creature che controlli prendono +0/+2 fino alla fine del turno. Vai, giochiamo la palude. Poi ci penso fino al prossimo turno principale, effettivamente. Si attaccherei. Ok, ci muore per lasciare le drazi. Dice di giocare le liane, ed effettivamente ci può stare.
E userei. Parte con 3, no, io farei meno 2, meno 1 fino al prossimo turno, questo. O no? Sì. Tra l'altro quell'abilità posso usarla per uccidere le mie stesse creature, per potenziare questa, a cui non avevo pensato. Ovviamente cerca di tirarmi giù Liliane. Un'altra sentinella disperata, non mi piace, anche perché non abbiamo creature. Distruggi una creatura bersaglia. Ci sta. E così dovrei poter attaccare anche senza rischiare. Ok, mi blocca, ci muore e viene di nuovo l'orrore Eldrazi. Che può essere effettivamente controproducente, però il mio timore è stato quello di avere. Creepy, adesso mi uccide Liliana. Il mio timore è stato quello di avere questa che prendeva il più 3, più 0. Non ho mana di nuovo, non ho mana. Questo è un istantaneo, potrei utilizzarlo effettivamente mentre sto attaccando. Potrei attaccare combinato con o l'istantaneo o con questo che gli toglie meno 2, meno 1. Sì. No, questa non posso usarla, ma posso usare la grazia in prestito. Aspetta un attimo, eh. Qui è un 3-2. Qui se non altro Liliana dovrebbe anche essere tutelata per il prossimo giro. Ottimo, così lui non ha deciso di bloccarmi questa e allo stesso modo ho potuto comunque fargli dei danni. Oh, una palude, ottimo. Sacrilega di Gavoni tutta la vita. Vorrei avere un pochettino più di creature, magari, ecco. Non sarebbe male come cosa. E potrei andare ad attaccare con questo, in modo che poi lui il prossimo turno, se vuole attaccarmi, mi può attaccare solo con quell'1-1, che comunque verrebbe fermato molto facilmente dalla Sacrilega di Gavoni. È un po' instabile perché devo sempre fare attenzione a Liliana che non mi venga uccisa. Però
perché il fatto che i planeswalker possono essere focussabili è un po' pericoloso, ecco. Cribbio! Ho perso Liliana. No, no, in realtà no, però è presto, sì. Ok, ho perso Liliana. Porca la miseria. Porca pupazza, non ci voleva questa. Liliana l'ultima speranza, sto Kaiser. Non so cosa fare. Se convoco Gideon comunque non posso giocarlo. Questo mi sembra sprecato per esiliare quello stupido orrore del Drazi. Faccio che legge le ossa. Io terrei il dono del Griff. Ah, ma le devo scegliere tutte e due? Vabbè. E il dono del Griff lo giocherei su questo, perché l'altra è bloccata, quindi... Mi dice di andare ad attaccare. Ci sta, ci sta. Anche perché comunque dopo i danni li prendo. Ma mi conviene prenderli quei danni dopo. Sono in vantaggio, quindi per ora mi conviene. È una partita terribilmente complicata. Non ho niente che mi faccia... Niente di forte. Lui ancora non ha giocato le sue carte forti, ma... Non ho niente di forte. Avessi tenuto lui, l'avrei dovuto sacrificarlo per uccidere quell'orrore del Drazi, quindi non... Ah, ecco cos'è. Mi esilierà questo. Sono messo malissimo ora, non ho niente. Ora mi viene il mana, porca miseria! Sì, quella potrei riutilizzarla, ma per chi? Cioè, nel senso, questa diventerebbe comunque una 2-2. Sono deciso se usare questa o se convocare Gideon. Ma Gideon sarebbe pericoloso tenerlo. Però Gideon ha l'abilità che può convocare i tizi. I cavalieri. Prendiamo Gideon. Posso giocarlo lui? No, 4, non ho abbastanza mana. Gioco la sacerdotessa comunque. Questo qua voglio tenermelo se per caso gioca quella enorme e potente creatura. È un'altra scheggia di vetro. Qua l'abilità non posso usarla ovviamente, anche perché non ho mana.
Salterei il blocco perché non ho possibilità di fermarlo. Potrei effettivamente sacrificarla usando quello, però... non lo so. Se ci potrebbe stare effettivamente, se non ho altro nel frattempo... è questo, vabbè. E... sì, uso Gideon, dai. E gioco la creatura 2-2. E continuo così. Il prossimo turno magari uso questa su... a sto punto magari su un cavaliere di Gideon. Sì. Tanto quella è buona solo per il macero in questo momento, perché anche in difesa non mi può tirare giù l'orrore del Drazi, quindi che vada ad attaccare. E no, non gioco il viaggio verso il nulla, perché se giocasse la carta terribile dell'altra volta, quella che si trasforma, voglio avercelo pronto, perché quella potrebbe demolire la situazione, ecco. Questa potrebbe essere effettivamente una brutta cosa. Aia. Qui lo trasformerebbe già subito. Gli Eldrazi hanno cautela. Porca miseria, brutta brutta. Uno per uno ci sta, no? E diventa più forte, ma fin dato che non tolgo l'incantesimo. Che già incrementare. Ah, ok. Distrugge una creatura bersaglio con forza pari superiore a 4. Distrugge un incantesimo bersaglio. Potrei togliere effettivamente questo incantesimo qua. Il che non sarebbe male. Ma fino alla fine del turno intende il mio turno. Proviamo. Se non altro gli ho aumentato la vita. Sì, farei sforzo collettivo.
Posso giocarla quella effettivamente. Io potrei effettivamente desiderare giocarla sulla sacrilega. Mi riesce ad attaccare con le due forti, però il casino è che poi non ho niente con cui difendere. No? Prova. Ok, si previene il danno, ma Gideon non dovrebbe subire niente. Perché è indistruttibile, ok. Cioè non perché è indistruttibile, ma perché previene tutto il danno che dovrebbe ricevere in quel turno. Si è trasformato, ok. Comunque sì, il tuo turno intende, cioè per un turno intende fin tanto che non finisce il turno. E non attacca, strano. Lama del popolo paranoica. Crebbia più uno ed attacco improvviso. Userei questa, perché male che vada la sacrifico e se sacrifico il cavaliere, lei diventa più forte. Potrei anche tappare una creatura non umana bersaglio, eh. Questo è un umano però, vero? Sì. Potrei tappare l'estirpatore di carne. Ma io quasi quasi vorrei che mi attaccasse con entrambi, eh. Sacrificherei 1 e 1, 2 e questo prenderebbe 2 punti, sì. Sì. Ho due carte con cui poter bloccare. Quello che mi importa è che non mi uccidano Gideon. No, non lo bloccherò. Voglio che muoiano. Ottimo. E adesso un 6-7 con volare, chi me lo ferma? Me lo dici te? Ma voglio strafare. No, meglio non strafare perché effettivamente lui potrebbe avere. Potrebbe avere degli istantanei in mano, eh. No, continua, non lo voglio usare adesso. Potrebbe ancora bellamente fregare. No, invece no, è andata. È andata, ragazzi. Ho Crebbio. Crebbio. È andata bene sto giro che lui è stato fuori sfortunato, nel senso che ha avuto davvero pochissime creature, ha giocato pochissima roba. Davvero, gli è andata proprio male. E poi secondo me ha giocato anche male. In un paio di occasioni, eh. L'assalto degli Eldrazi è spietato, e miriadi di ghoul cadono vittime dei loro attacchi, ma la magia di Liliana, forte del potere del velo di catena, evoca altri alleati dai caduti.
Gideon giura si ritrova a combattere fianco a fianco di un'alleata improbabile, ma di cui non può fare a meno. Gli Eldrazi sono respinti. Ottimo. Tra l'altro abbiamo recuperato sto giro quello che non abbiamo fatto di minuti nello scorso video, perché è durato di più. E adesso c'è la battaglia finale, in cui ci cimenteremo nel prossimo episodio. Io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'avete già fatto, a partecipare al contest se per caso non l'avete ancora fatto, e se fosse ancora attivo, dovrebbe essere ancora in corso. Potete vincere una key Steam gratuita. E niente, ciao e al prossimo video. Ciao!